Sono Irene Giuffrida, autrice di Lupi Editore. Estraneità è il mio romanzo, la seconda ristampa dei Giocatori Invisibili. È uno psicogiallo a sfondo filosofico. Io non sono una scrittrice di genere, però spesso il giallo consente al lettore di restare agganciato nel tentativo di risolvere enigmi. E il mio protagonista, Guido, di misteri ne propone tanti. Non solo la sua morte è un mistero, ma anche la vita è un enigma. È un seduttore filosofo, è un sensitivo, un mancato scrittore, bisessuale, tante etichette e non si lascia prendere. In lui, che non è un personaggio autobiografico, grava l'ombra dell'autore, perché scrive un manoscritto che non completerà mai e che diventerà la principale pista d'indagine del commissario. Il commissario, invece, somiglia più a un lettore. Lo rappresenta nel libro, legge e noi attraverso lui quel libro di Guido, da cui resta affascinato, vinto, quel libro che gli ricorda il suo passato da mancato giallista, prima di entrare in un commissariato e restarci. Guido e il commissario strano, proprio come un buon lettore, un buon autore, non si incontreranno mai all'interno della trama, sono dislocati in due temporalità diverse. Eppure collaborano a costruire, proprio come un lettore e un autore, la stessa storia. E infine Morgana, una donna, l'anima gemella di Guido in senso platonico, la sua versione al femminile, sgusciata via dal suo corpo in seguito a una violenza domestica subita da bambino, è divenuta voce narrante all'interno della sua narrazione, ossessione nelle allucinazioni. Esiste davvero? E se così si incontreranno? Dopo il mistero dell'esistenza resta il mistero dell'incontro, perché ogni incontro è sempre un po' un mistero, come il nostro nuovo libro. Buona lettura!